Wahey Kuge, benvenuti in questo nuovo video, sono AndreLink91 ed oggi siamo in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Busters 2 Magnum. Direi di muoverci subito per andare in missione, andiamo da Sergente Quadro e sapete cosa? Ci sarebbe da fare la storia di Indy J, ma vorrei lasciarla per un altro episodio o meglio ancora la fine del gioco. Però non so se questa quest effettivamente serva poi da giocare per forza nel corso della storia. Quindi per il momento non la tocco e andrei direttamente qui nel livello che abbiamo aperto due episodi fa. E ci sarebbe il boss Skelebella, se non sbaglio, o Stilosso, una delle due. Direi di cominciare subitissimo. Oggi penso che se siamo abbastanza veloci lo completiamo questo labirinto, insomma. Vediamo un po', proviamo anche a prendere 100 monete? Non lo so, ci proviamo? Eccoci qua, forza! C'è il boss ora? Ah, eccoti qua, vai, beccati questo. Vai, facciamo la secca, ragazzi. Bemmete! Ma sì, però scusami, se io ti attacco... senti, io ti attacco e tu non subisci danno. C'è qualcosa che non quadra qui. Dai. I livelli, come vedete, insomma, iniziamo ad aggiustarci ad essere su livelli alti. E penso che metterò Kamajiro in squadra adesso. Perché mi serve lama furente per evolvere piccoletto lì. Quindi... Comunque sia, come vedete, anche gli oggetti, l'equipaggiamento è piuttosto alto, quindi insomma ce la stiamo cavando bene, dai. Possiamo ritenerci soddisfatti per ora, poi quando andremo avanti con i livelli, che troveremo livelli più difficili, troveremo anche oggetti migliori, ma per il momento no. Ora c'è lui. Non è così? Oh, attenzione, quella cosa cos'è? Quella specie di moneta in alto. Perfetto, facciamo anche questo livello. Ovviamente non vi mostrerò tutti quanti i piani, ma giusto, insomma, sezioni piccoline, sparse qui e lì, perché insomma non è che... La cosa che ci interessa è il boss e andare avanti con la storia, ovviamente. Infatti lo scorso video non vi ho fatto vedere quasi nulla dei piani. Attenzione, c'è una moneta qui. Questa moneta, ragazzi, dopo la usiamo subito nella slot Kai, appena finiamo questo livello. Ecco, potrei chiamarli livelli. Sì, è tanto semplice, era. Ecco, ora dovrebbe esserci il boss, se non sbaglio. Oh yes. Anche questo va giù velocissimo, insomma, neanche dobbiamo sforzarci. Ah, questo si ricarica, aiuto. Mi ha fatto male solo la bomba in questo momento. Lui neanche ti tocca, proprio questi boss così sono semplicissimi. La difficoltà in questo livello non c'è, tranne se il boss finale non è qualcosa di eccezionale. Comunque sì, a fine video slotterò la moneta che ho trovato e chissà che non ne trovi altre nel prossimo livello. Attenzione, qualcosa di importante. Ragazzi, la notte sulla spiaggia sembra inquietante. Cosa? Perché è inquietante? Eppure questa musica suggerisce leggerezza, spensieratezza. Cos'è, per caso paura dei fantasmi? Mi diceva yokai, però non veniva bene il gioco di parole. Però sento che c'è qualcosa che sta per emergere dall'oscurità. E ragazzi, pensate un po' se uscisse uno zombie e lui se la ride. Io non riderei. Eccolo! Com'è che si chiama? Zomborg? Ugh. Cos'è che avete detto? Ah, dietro di te! Ma smettila, cosa vuoi che ci sia mai dietro di me? Aiuto, è proprio uno zombie! Che cosa? Dov'è uno zombie? Dove? Ma sei tu lo zombie! Cosa? Ah, ma stai dicendo me? Pensavo che ce ne fosse qualcun altro diverso da me. Qualcun altro diverso, qualche zombie diverso da me. Ad ogni modo io mi chiamo zombie... Mi chiamo Zon BC. Cyborg. No, aspetta. Chop. Cosa? Il suo nome è Zombie Choppa, ma non so perché non sono riuscito a leggerlo durante la registrazione. Comunque sia, Zombie C. Piacere di conoscervi. Piacere nostro. Ok, mi sta dicendo che lui è rimasto bloccato in una specie di trappola. Perché gli abbiamo detto, ma perché ha questo aspetto? Dice che mentre esplorava questo posto è rimasto bloccato in una trappola. Ah, perché ha una lancia con... Ora ho capito, mi sembrava strano. Praticamente non è... Perché sei combinato in questa maniera?
Stava a indicare perché ha una lancia infilzata nel petto. Dice che è colpa di una trappola e che quando è uscito si è ritrovato questa lancia infilzata nel petto. E ha appena detto: sono morto. Io sono morto, non c'è dubbio. Ma questo qui fa sul serio, ragazzi. E poi che cosa ci fanno zombie in questo luogo? Beh, ecco, zombie sì, è un grande avventuriero. Però si è riferito a se stesso in terza persona? Dice che sta inseguendo uno yokai per tornare umano. Cosa? Sta cercando anche lui Yodelsen! Oh! Ma tutti questo Yodelsen deve essere proprio una specie di autorità importante. Sì, perché Yodelsen può trasformare gli umani in yokai e gli yokai in umani, e questo già lo sappiamo. Cosa, anche tu lo conosci? Praticamente ti è successa la stessa cosa che è successa a mia sorella, che è diventata un essere umano. Ad ogni modo io sono indigioso e sono un avventuriero proprio come te. Il nostro scopo è diverso, ma alla fine vogliamo trovare lo stesso yokai. È bello che un fratello maggiore corra dei rischi per la sorella. Komasan ha chiesto a Zombie-san, come lo chiamano, se vuole unirsi a noi. Ho capito, prenderà sotto braccio l'avventura? Come prenderà sotto braccio? Ok, con questa cosa qui! Proprio la chiamata, questa cosa qui? Koizu, questo è il tesoro, la Chen Sodo. Ah, la... praticamente una spada motosega? Wow! È come il tesoro di Indy-san. Solo che mi sa che questa è più bella perché è la spada. Ah. Dice, è un po' paurosa, ma è comunque sia incoraggiante avere un'arma del genere al nostro fianco. E wow, ragazzi, la spada motosega. Wow. Non vedo l'ora di usarla. Comunque sì, andiamo dal sergente quadro e partiamo per la prossima missione. Io, come ho detto appunto, vorrei finirlo a questo punto, il dungeon di oggi. Big Boss Mirror Ball. Perché è una palla da discoteca, la Mirror Ball. Ah, mi piace. Abbiamo anche come oggetto equipaggiabile un macete. Un simil macete, facciamolo. Dai, andiamo. Mamma mia, che è successo? Che era quegli urli? Chissà che non avremo modo di provare subito la spada la spada a catena. Cioè, Chain Sodo è spada a catena. Eccolo, ah! Come ti sbagli? Dov'era? Qui. Chain Sodo Modo! E non l'ho usata. Bravo, Andralink, ottimo lavoro. Ovviamente il blaster è anche da... la peppa. Il blaster ovviamente colpisce da lontano, questa colpisce da vicino. Sì, però fammi fare. Direi che ha funzionato alla grande. E avete sentito che bel rumore che ha fatto la motosega? Oh, ragazzi, questa quanto sarà divertente. Però non ne abusiamo. Oh, qui c'è il boss ora. Mamma mia! Oddio, lo amo sto tizio! Mamma mia, ragazzi, lo adoro sto tizio! Ma gli fa qualcosa la Chain Sodo? Non mi sembra. Forse mi sbaglio io. Ah, gli fa poco, gli fa. Però gli fa, ok. Perfetto, è andato. Però l'entrata è stata fantastica, Nulla da dirgli. L'entrata mi ha davvero divertito. Quella tagliata, spada tagliata malissimo, vabbè. Quanto c'ha però di potenza? Poco, è bassa. Speriamo che nei prossimi livelli troviamo roba più interessante. No, l'entrata in scena nulla da dire di quel tizio, però, porca miseria, è andato giù come un fuscello al vento. Attenzione però, una nuova chiave! Molto, molto carina, devo dire. Bello, mi piace l'aspetto. Oh, cavoli. Ah, ancora sti cosi.
I Busters sono tornati. Siete dei veri eroi, è fantastico. Se avete dei problemi non basta fare altro che chiamarci. Ad ogni modo siamo qui proprio perché siamo nei guai. Ah, sì, praticamente, dato che loro dovevano pagare questo debito, dice, ci siamo messi noi in questo guaio. Quindi non fatevi problemi. Non riesco a trattenere l'eccitazione, ora possiamo esplorare sempre più dungeon. Ah, ok, questo qui infatti ci dà il benestare. Salve! Oh, è tornato il vecchio, ma non mi ricordo come si chiama. Si chiama Doya Osa. Non penso di aver capito, ma sembra che una specie di profezia possa avverarsi. Bambara... Ah, eccolo, Bambaraya. La profezia di Bambaraya. Ho pensato che forse potresti aprire la strada per Bambaraya. Bambaraya, non starei mica scherzando. Bambaraya è la divinità di quest'isola, ma prima di poterlo incontrare ti aspettano molte altre prove. Ad ogni modo adesso sono molto stanco e non ho più voglia di parlare. Che tipo strano. Se vogliamo sentire la sua storia dobbiamo andarci a parlare. Forse è una specie... Sì, tipo quei testi, sapete, no, riempitivi che ti dicono se vuoi sapere cosa fare, vai a parlare con lui. Quindi ora saliamo a due tesori e... cos'è? Praticamente il numero massimo di... Sapete quando usiamo i blaster e la spada abbiamo 5 unità di ogni elemento? Ora possiamo averne 10, il che è un grandissimo upgrade. Ma il capitolo termina qui ragazzi e quindi direi che termina anche l'episodio. Davvero davvero bello il fatto che ora abbiamo anche la spada. Ci manca ancora un tesoro perché ho visto appunto, insomma, giocando un pochino con i comandi, ho visto che c'erano 3 tesori se non sbaglio. Quindi ce ne aspetta ancora un altro. Ad ogni modo Cuggi, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video che spero vi sia piaciuto. In descrizione come sempre trovate il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti che vengono pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Inoltre vi invito a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!